secondo anno di fila mi tocca intervistare un grande allenatore che ci ha battuti. Quindi sì. L'ultima vittoria l'avete fatta voi. Vittoria, cazzo. Allora, grande, cioè, bella partita, siete andati a prenderla e quando avete sbagliato siete andati a prendere sui vostri errori. Grosso messaggio di volontà di tutta la squadra, direi. Sì, la cosa che ho detto adesso ai ragazzi, noi siamo una squadra molto giovane e il problema che abbiamo avuto nelle partite, non quella con Asola che è stata una partita di grande continuità, ma quelle precedenti, è proprio che di fronte agli errori, alle altre squadre che ci raggiungono, ci superano, cambiamo un po' la faccia e l'atteggiamento. Oggi invece almeno in tre occasioni abbiamo fatto il break e poi XXL è stata bravissima a ricucire, a tornare lì, e noi non abbiamo perso né la lucidità né la pazienza di continuare a giocare insieme, e hai centrato perfettamente quello che ho detto adesso ai ragazzi nello spogliatoio. Allora, i vecchi, diciamo, particolarmente tontini nei momenti giusti, però una grande vittoria dei ragazzi, 4 punti di fila di Nani importantissimi. Quindi ottimi segnali nei momenti in cui magari non ti aspetti, cioè il lavoro dell'anno scorso mi sembra che stia funzionando. Sì, come dici te, i nostri giovani non sono più giovani dal punto di vista dell'esperienza del gioco, perché è il secondo anno che giocano tanto e giocano con responsabilità. Quindi è chiaro che in quel momento magari non ti aspetti che sia Nani a fare quei 2 canestri, però ci alleniamo perché chiunque abbia una possibilità all'interno del gioco da prendere non rinunci in nome poi magari di un tiro peggiore fatto dopo. Quindi lui è stato bravo a prendere quello che il gioco in quel momento lì gli dava e l'ha preso con decisione, con personalità. Che dire, ci vediamo al ritorno? Ci vediamo al ritorno, sì. Ciao Alberto, ciao. Oh, è dura, coach Carioli, con Gorle sempre una battaglia, distrutti a rimbalzo d'attacco. Ah, vabbè, hanno giocato molto bene, quindi onore a Gorle che ha fatto un'ottima partita, distrutti a rimbalzo d'attacco. Hanno lottato più di noi, hanno spinto più di noi e a rimbalzo è sempre una battaglia, quindi le battaglie bisogna saperle fare e vincerle, quindi noi non siamo ancora pronti, però ripeto, abbiamo perso di 7 punti contro un Gorle che ha giocato molto bene, direi. 3 sconfitte di fila, comincia a lampeggiare qualche, lo dico anche da presidente, non è bello, è la terza che perdiamo di fila, prendiamo tanti punti mi sembra. Sì, prendiamo tanti punti, facciamo una scelta di avere anche tanti possessi in attacco, è ovvio che alzando il numero di possessi diamo anche più possessi agli avversari, ci sta, voglio dire, è messo in preventivo questo tipo di discorso. Poi voglio dire, perdere in casa con Juve Cremona e con Viadana, che sono sicuramente al momento 2 squadre per noi difficilmente gestibili, ci sta anche quello dal mio punto di vista. Perdere il derby a Gorle, dico, mi gira le scatole, perché comunque noi come loro facciamo un certo tipo di campionato, però il derby è sempre il derby, l'abbiamo detto all'inizio, è stato acceso, loro sono stati più bravi di noi e hanno meritato di vincere, penso. Qual è il messaggio che traiamo? Da, visto che la prossima è Asola, poi ci sarà un altro derby con Blue Robic e poi un altro derby di Seriana. Giù la schiena, difendere? Sì, giù la schiena, difendere, lottare di più a rimbalzo, essere più attenti a certe situazioni difensive, è quello. Cioè, continueremo a lavorare su quello, è chiaro che magari non ce l'abbiamo nelle corde così bene alcune situazioni difensive. Vedremo un po' il da farsi, come hai detto tu, bisogna lottare di più sotto canestro, perché quando anche da tiro libero ci portano a casa 4-5 possessi extra, cioè diventa un po' tutto il resto relativo, cioè il tiro libero siamo lì fermi, dobbiamo solo tagliare fuori e lottare, quindi tutte le altre cose sono un po' chiacchiere. Chiosa finale, brava Gorle. Alberto, ce l'hai portata via un'altra volta, bravi, ci vediamo al ritorno. Sì, sicuramente, di nuovo i complimenti a Gorle che ha fatto un'ottima partita e Alberto, ci vediamo al ritorno, va bene. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.